10. Il cardo. Manuel e Didi stanno facendo una passeggiata. Fa un caldo afoso. Guarda, Didi, dice Manuel, che bellezza! Che cos'è? Un fiore? Mentre si avvicinano, i due topini si accorgono che il fiore è una grossa pianta di cardo. Sotto il cardo ci sono due coleotteri. Vogliono abbattere la pianta. Il cardo è brutto e spinoso, dicono, e rovina il nostro prato. Lasciatelo stare, dice Manuel, a noi invece piace e di sicuro anche lui serve a qualcosa. I coleotteri però non vogliono ascoltarlo. Di colpo comincia a tuonare. Il cielo è diventato scuro. Un temporale si avvicina rapidamente. Ma sotto il cardo i topini e i coleotteri rimangono asciutti. Visto? Dice Manuel. I coleotteri mettono via le accette senza protestare. Il tubo di stufa. Adesso Manuel abita nella sua casetta estiva. Il topino Didi va a trovarlo. Che ne dici del mio cappello a cilindro, Manuel? È strepitoso, Didi. Devi sapere che stasera c'è una grande festa nel prato, spiega Didi. Si festeggia all'inizio dell'estate. Bisogna andare vestiti e eleganti. Vengo anch'io, esclama Manuel, e so già quello che indosserò. Manuel mostra al suo amico un tubo di stufa arrugginito. Il topino entra a carboni nel tubo fuligginoso. Didi lo guarda sbigottito. Non farlo, esclama. Ti sporcherai tutto, Manuel. Ma Manuel è già sparito dentro al tubo. Dopo un attimo, eccolo spuntare fuori, tutto nero di fuliggine, dalle orecchie alla punta della coda. Posati sul mio collo, dice Manuel alla farfalla bianca che da qualche minuto gli svolazza intorno. Sei elegantissimo, esclama Didi. Ciao a tutti, alle prossime avventure!